nonostante che abbiamo avuto uscite per il reclutamento della ASL, abbiamo comunque fatto fronte ai problemi, ai bisogni. È il direttore di una delle più grandi cooperative sociali del territorio aretino, la Coinea, a raccontare ai nostri microfoni la difficoltà di reperire personale infermieristico per l'assistenza ad anziani e disabili. Paolo Peruzzi ci racconta di una politica incentivante per queste figure professionali da parte della cooperativa, ma manca il personale qualificato. Questo profilo professionale manca però in realtà, non si trovano gli infermieri professionali per una serie di ragioni legate in parte all'emergenza Covid, al blocco delle lauree da parte delle università connesso alle questioni Covid e anche al fatto che c'è il numero chiuso. Tant'è che abbiamo fatto in questi giorni annunci sui giornali, i siti locali per avviare un'ulteriore fase di reclutamento che in parte ha prodotto i risultati attesi, in parte no, quindi se ci sono giovani infermieri che hanno bisogno di lavorare e voglia di farlo, ci contattino, contattino la collega che si occupa della direzione del personale, la dottoressa Gatteschi. Il campo delle professioni sanitarie è un campo in cui c'è domanda di lavoro, sia per profili professionali specializzati come l'infermiere professionale o per altri versi l'OSS, sia per profili professionali super specializzati che sono per esempio gli infermieri professionali di geriatria piuttosto che gli educatori professionali di geriatria piuttosto che gli OSS di geriatria. Noi ci auspicheremmo che l'università, in particolare quella di Siena, la sede aretina, anche in rapporto alle cooperative sociali del territorio, non solo Coinè, il Dipartimento di Geriatria dell'azienda sanitaria locale, che è molto attento a queste cose, valutasse l'opportunità di attivare corsi nuovi che permettano di specializzare e laureare un maggior numero di giovani, sapendo che per questi la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro è molto concreta, rapida e a buone condizioni retributive. Ecco, diversamente da altri profili professionali che l'università sforna copiosamente e che poi trovano difficoltà a inserirsi. Per il momento Coinè sta gestendo bene il momento della pandemia, ma ovviamente la paura c'è e soprattutto gli operatori sono sotto stress. Stiamo facendo fronte alla gestione in maniera autonoma, ovviamente in stretta collaborazione con la direzione della zona distretto della ASL. Viviamo peraltro una situazione di stress terrificante, perché la diffusione della pandemia ovviamente genera ansia, paura, chiude la gola, cioè ogni giorno piovono pietre, direbbe qualcuno, e la paura che queste poi alla fine possano colpirti ovviamente c'è. Ospiti positivi non ne abbiamo, abbiamo un'operatrice positiva che è stata peraltro immediatamente messa in isolamento, ci si è messa da sola appena si è resa conto di essere a rischio, e una collega che sta attendendo il tampone. Ecco, ma sta roba ovviamente preoccupa, ma cioè siamo consapevoli che non si può schivare con gli occhi i sassi, ecco. Cioè, purtroppo siamo qui cercando di pararle tutte, ma tutte non si parano.